Bentornati di nuovo sul fantastico canale di Polygamer Zone. Lo dico ancora una volta qui con la nostra fantastica e unica e sostituibile scoppiettante capogamerina. Ancora una volta in questo fantastico ed unico esclusivo gioco di Scooby-Doo. Questa volta, ragazzi, l'abbiamo trovato in italiano e quindi possiamo goderci lo spettacolo. Quindi possiamo capire finalmente un gioco. Peccato che non l'abbiamo fatto anche per Bugs Bunny, se no almeno avremmo avuto qualche. E non l'hai trovato in italiano? Questo sì, subito. Cioè, l'altra volta sbarrai anni per trovarlo e non lo trovai. Ma bello e buono l'ho trovato in 2 secondi. Guarda chi ci sta. Un robot. Perché il cattivone di turno di questo spettacolo, diciamo, è il robot. Scappa, attamore, scappa. Statta. Andiamo, corri. Però non è questo. Corri. Non va. Adesso chi sono io? No, amore, te ne da sdivertiti. Si comincia, ragazzi. Si comincia. Questa volta abbiamo sistemato i joystick. Sono caduti in acqua. Sono ricaduti in acqua. Scappiamo dal mostro che ci sta inseguendo, ragazzi. Vai, forza. Ma perché poi sempre a loro, a due? Io non ho mai capito. Sì, è vero. Ogni episodio il mostro inseguiva sempre loro. Loro. Cioè, non inseguiva mai Freddy o Daphne. Quindi erano proprio fortunati. Il culo. Loro dovevano scappare. Se stavano insieme a Scooby-Doo, allora veniva sempre con Scooby-Doo. Boom, ho fatto una trovata in acqua. Scappa. Capito che Venina sta mangiando un sacco di snack di Scooby-Doo. 225, eh? Mancia tutta cosa. Bravo, amore, sì, è preso una cosa che serviva. Dai. Sì, no, sono caduto al mare. Sono caduto un altro lato al mare. Corri. Ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a scappare, ci siamo tuffati nel mare. E abbiamo terminato il livello. Ecco, quindi possiamo andare. Già, cominciamo. Almeno completiamo il boss. Ma ci dovrebbe stare il boss. Ah no, livello 3, grid e boss, ragazzi. No dai, capo gamerino, ci vuole troppo tempo, aspetta un po', vai. Sono appena le 19:15. Alle 15:30 ti avventuri. Allora, eccoci. Io sono questa volta Freddy. Mentre la capo gamerina è la nostra amata. Così, eh? Non mi dire. Daphne, andiamo, corriamo avanti. Scappa. Che recca, i soldati, teniamo, ragazzi. Soldati con i lanciamissili. Faccio il bicarbonato di sotto. Io do. Oh, malissimo, mi prova a carramare. Vai, capo gamerino. Grande cap gamer. Eliminato? No. Ma non ti devi andare vicino? Perché stai a 20? Ma che stai sparando? Non stavi facendo niente, stavi facendo così, stava la cap gamer. Stava ferma e premeva quadrato. Ne ho visti di scarsi, ma come la cap gamer. Allora, vi ricordo, ragazzi, che da solo ci ho messo per fare il livello 1 e il livello 2 solamente 20 minuti. Ma la cappa che veniva già ci siamo messi troppo. La potenza di Freddy, ragazzi. Aiuto. Ciao cap. Ciao. Ma che lo pensi a fare? Scappa. Mi segue? Parla cabrona. No, lo posso fare solo io. Vai, sali solo. Ah, Freddy tiene tanta potenza, vedi? Bastava che gli saltavi sopra. Salta sopra. Vai, sali. Chi è che ride? Oh, ci sono sti cacchi cose. Sembra veramente una picchiarella. Andiamo. Sembra Shrek questo gioco. Sì, in alcuni momenti sì. Ok, rifallo tu. Faccio qua. Ti devi appendere qui. Non ci si appende. Premi 3, eh?
il vantaggio di aver scoperto questo posto. Ehi? Non vedo niente così. Ok, ti ho premuto qualcosa. Adesso puoi venire. Vai, sali. Cammina. Ah, aspetta, devo tornare indietro. Vedo. Aspetta, fammi tornare un attimo indietro. E veniamo. Ci sono anch'io. Aspetta, ci sono anch'io, non vedi? Ah no. È bello in italiano, ha molto più senso. Fare un gioco? Sì. Sembra avuto senso. Capisci la storia, capisci qualcosa? Dovrò saltare. Ecco che dovrei saltare. Loro dicono che dovrò sconfiggere. Ah, eccolo perché. È la missione, hai visto? Allora sì, ma questo scappa. Fai edit. Le lancio tu qua nell'altro. Andiamo, andiamo. Ma che erano i nemici? I topi e poi? Sono i topi, mi ricordo. No, vabbè, qualche un altro che è lì. Mamma mia. Quanti segni no. Ah, mi ricordo tipo... Soldati, forse. Vabbè sì, comunque è molto simile. Ma all'epoca si facevano molto questi giochi così, perché piacevano un sacco. A SpongeBob... Da Metal Slug che si facevano così. A SpongeBob così. Chi erano i nemici? Quei bolivetti? Bolivetti, strano. È da Metal Slug che esiste questo tipo di meccanismo. Che poi piace un sacco. È un gioco per PlayStation 1 che si sparano i nemici. Ah, bello. È la parte mia parte preferita, sconfiggere i nemici. Sì, quel gioco è tutto fatto così. Con le pistole. Tutto. Proprio... Senza... Aiuto. Però con una qualità ovviamente molto scadente. Scappiamo, io direi di andare. Andiamo, andiamo. Prendi l'angolo. Devo fare qualcosa. Mi togli questi qua per favore, grazie. Io faccio quello che devo fare. No, sembrano così carini. Ma perché quando si perdono gli scopi? Ah, ma devi distruggere questi cosi, se non distruggi questi le scatole. I nemici escono sempre. Vai. Ah già. Ciao. Ora. Ci vuole ben altro. Vai. Brava, non hai preso la cosa in faccia, non è stato del mio morto lo stesso. Ok, appenditi qua. Come si appende? X. Cammi. Vai, vai, attiva la leva. No, sali. Premi X. E attiva la leva. Torna indietro. Non devi tornare indietro. No, devo fare io di qua, cioè. Tocca a te, vai. Vai, attivami l'altra leva. Ah, vai, sta l'altra leva. Molto brava, Caprimerina. Molto brava. Ha imparato a giocare, forse. Cosa da fare, forse? Ma io ero riuscito a salire anche senza... Forse c'è qualcosa dietro. Cerchio. No, dice cerchio qua. L'ho capito, ma l'ho fatto, ma. Vabbè, andiamo avanti. Scopriamo che dobbiamo. Aspetta, capo che mi sto andando. Scooby Snack, ottimo. Vogliamo venire? Vuoi saltare? Devi saltare. Mo me ne so. Ah, mo te ne sei accorto, dopo che sei morto 10 volte. Yahoo!
meglio scappare. Però non sono obbligati a uccidere. Andiamo, andiamo, scappa, scappa da più niente. Scappi che Verina ha il suo modo di scappare. Vedi che io me ne sto andando? Dove sei? Va via. Dai, appenditi qua, eh. Appenditi. Potrei spostarmi. Apremi. Premi cerchio, grande. Premi il cerchio. Non lo so. Vai, sali sopra. Scappa, scappa. Entriamo nelle turbazioni. Ci troviamo nella spazzatura. 6 pezzi di puzzle dobbiamo trovare. Dove saranno? Vedi se sta uno qua. Lo sapevo. Allora, inizia le 6 pezzi di puzzle. Dai. E uno. L'avevo sbloccato un costo. Andiamo alla ricerca del prossimo puzzle. Trova il puzzle, amo. Distruggi le cose, distruggi e trova il puzzle. Brava. Che non si è salita? Altro vaso. Vuoi venire qui? Ci sta. Come si fa? Come sono tutte le persone normali, come ho fatto io. Da qua. A qua, vedi? Ah, ecco. Andiamo. Madonna. La scarsità in persona, la capo camerina. Andiamo. Bravo. Bravo. Tu cioè vai, salti, appenditi qua, eh. Va, vedi se li trovi. Scendi, distruggi. Ok, vieni di qua. Appenditi qua. Appenditi qua. Sali su. Distruggi le piante. Ok, prendilo, molto bene. Ho trovati tre. Scusi, Shaggy, rispondete. Ciao Fred, cioè, da dove siete? Andiamo. Stiamo viaggiando verso la fabbrica di giocattoli. È da lì che arrivano tutti i giocattoli. Abbiamo trovato un catalogo e ci sono tutti. Ma non trovo più. Mamma mia, manco a venire. Ma che cacchio di problemi sì, hai? Andate alla fabbrica di giocattoli. Ci troviamo tutti là. A fra poco. Mai pensato a quante buffo che si chiamano Scooby Snack? È più bello qua piuttosto che Mario Party, tipo, che... no, cioè non Mario Party, Mario Sonic. Mario Sonic è di leggero, invece qua parla proprio la voce del personaggio, sì, è molto più bello. Questa è la bellezza della PlayStation 2, però. Ma... la PlayStation è così. La Nintendo non ha mai fatto sta cosa. E ah, mai lo farà. È vero, perché io? Sì. Non l'ho. Cioè, la Nintendo devi leggere tu. Invece qua è bello che tu ascolti proprio tu la voce. Perché i giochi vengono tradotti qua sulla PlayStation. A Nintendo non ho mai fatto sta. Invece mette solo le scritte, devi leggere tu. Però ci stanno alcuni giochi dove ovviamente non sono stati tradotti in italiano e te li devi leggere quei sottotitoli. In italiano. Non senti la voce proprio di loro. Non senti la voce. Ora, invece è bello sentire la voce. Oh, è adorabile. È bello. Entri più nel gioco. Ecco, entri più invece di leggi tu, pare che parli tu, capi? Puoi portarci alla sua fabbrica? Se credi che io possa, ecco il mio piano! Seguite, amici seguaci, seguite! Quassù! Perché ve l'ha fatta? Dove è andato? Era proprio qui. Non mi importa. Andiamo in questa fabbrica. Questa città è piena di balordi dappertutto.
Comunque la voce di Shaggy è proprio quella del telefilm. Del film della Sì. Abbiamo incontrato un tipo stranissimo, Tim Toiler, è fuori di testa. Ah, Tim Toiler. Il ragazzo vigilante sta usando della vera potenza di fuoco. Andiamo. Avete rivisto numeri? Sì, ma non è rimasto in giro abbastanza da far due chiacchiere. Sì, sembra un suo atteggiamento tipico. Beh, ci dirigiamo tutti verso la fabbrica di giocattoli. Ci troviamo là. Ok, a presto. Chiudo. Amore, uno solo deve andare. Togli. Ok, ah, è difficile, andiamo. Vado io, dai. Amore, dai, non riesco a fare. Ma cosa non vuoi andare? Amore, dai, non perdiamo tempo. Ma tu sei scarsa normalmente, no? Ma come vuoi fare le cose? Che ti aspettavo proprio per fare queste cose qua. Le cose che fanno anche i bimbi di 2, 12, 1. Attento a quel che fai. Ah, lo so. Mamma mia, amore, addirittura si scisa basci. Ah, madonna mia, però lo sport rovo quando fai così, però. Andiamo avanti. Andiamo. E le sue cadute. Potrei fare un video inedito solo per le morte che fa. Fa bello, ti fa perdere la visuale, perché lei che cade, io mi trovo più avanti, non mi fa capire dove sto. Sangiotto. Un salto, mamma mia. Perché mi ha saltato il 18? Me lo devi spiegare. Ah, questi li uccidono forse. La missione. Non sulla faccia! Che vuoi? Ma vai! Vai, è l'ultimo. Molto bene. Vai nell'aerodotto. Male che c'è bisogno che... Basta che va uno su. Scappa, scappa, ma non ci interessa. Ti devi appendere qua, Potrò saltare. Potrei spostarlo. Via, fammi salire. E stai giù. Ok. Vai, vai, camminate. Sali sopra le cose. Se ti togli, forse riesco ad andare, grazie. Vai, salto. Attiva e andiamo. Molto bene, abbiamo terminato ancora un altro livello. La Cap Gamerina ci abbandona per un attimo. E vabbè ragazzi, perché la Cap Gamerina ci ha un po' abbandonati per un po'. Inizio io livello 4. Eh sì ragazzi, me la faccio un attimo da solo. Oh, se ci riesco. Perché? Ok. Guardate chi vi ho portato, ragazzi, la Cap Gamerina. Andiamo, andiamo, non mi pensare, non mi pensare. Perché ti prende a... su strade? Io sì, scusi. Dove andare? Là, deve essere quello lì. O cammini allo stesso velocità mia, o non riusciamo a capire dove dobbiamo andare. Vedi? Dove siamo? Vedo. Ya, vieni. Vedo. 3 anni ragazzi, pure per fare le parti più facili.
Andiamo. Ma perché non vieni da là? Non riesco. Oh, non riesci. Scarsa. Un incubo a guardare ciò. Ancora? Non è finito? Penso che tutti gli L è così, eh? Mamma mia. Imparerai a saltare prima o poi. Vedo. Sarai costretta a imparare. Vedo. No, ma aspettami. Mi fai cadere giù quando l'aspetto. Ok, non c'era bisogno che veniva no. Secondo te chi sarà il cattivo qui? Ancora non siamo riusciti a capire. Siamo a livello 4, ancora non siamo nemmeno al boss. Che chi è quel coso? Oh, fatto un cerchio. Cosa? No, c'è, sei vero. Distrutto. Polpata. Posso parlare di colpi con la... Ok, abbiamo preso tutti gli oggetti della situazione. Ora abbiamo tutti gli indizi per scoprire chi è il cattivone. Sì, proprio come pattinare. Allora, devi andare prima su uno e poi puoi andare su quell'altro. L'hai capito almeno questo? Oh, c'è bisogno di anche di qua una laurea. La capo che Merina pensa che per giocare c'è bisogno di una laurea, secondo me. Aiuto. Ma tu dobbiamo andare là, eh? Dove? Dritto. Io. Brava! È riuscita ad andare lei? È andata prima di io. Un miracolo. E ora di mangiare. Va. Di mangiare. Andiamo, eh? Allora, la poverina che prima è cerchio. Oh, salta! Daphne! Rispondi, Daphne! Qui Daphne, cosa c'è ragazzi? Come ha trovato un cappello specialissimo? Che sia un indizio? Salta! Un cappello? Che tipo di cappello? Cioè, un cilindro? Saki, sei un genio! Quello è il cappello di Tim Toiler! Ma salta! Certo che è nei guai. Se prendessi un cappello così speciale, mia madre mi ucciderebbe. Poi mi cerchi di entrare qua dentro. Entrare. Andiamo? Dove? Devi premere là, la regola. No, no, là, la regola. Ok, muovo solo. Poi mi cerchi un'altra volta, entriamo dentro. Dentro. Andiamo. Aiuto. Aiuto. Andiamo andare.
Aiuto! Aiuto! Ottimo. Bene. Penso che siamo costretti a sconfiggere. Molto divertendo, capimi. Io non ho paura di questo qua. Io non Così non lo fumo. Mi pare cerchio comunque, però. Capì? Quando arriva, premi cerchio. Ok. Non è finito. Premi cerchio per farlo quando arriva. Bravo. Ah, è fregata, ma l'ha detto prima il gioco. Cicchia, cicchia! Scappi! Cicchia! No, l'ho distrutto. Sì, una salsiccia enorme. Tipo come sembra che c'era la calza ripiena di burro. Esatto, lui c'è la salsiccia. Uguale, lui invece la salsiccia. Ok, penso che abbiamo eliminato tutti finalmente. È stata un'impresa, ma ce l'abbiamo fatta, incredibile. Si va su boss, ragazzi. Si spera. Dopo il livello 4, c'è sicuramente il livello boss, no? E infatti c'è il boss. E poi direi che ci possiamo fermare. E mancano altri due episodi, che la Capo Gamerina non si sa quando li termineremo. Ma è tutto episodio, voglio fare. Ah, si sconfigge il boss con Velma e Daphne, ragazzi. Vale, 2 femminucce. Le due femmine sono. Eccolo lì. Vediamo come si elimina. Perché lo chiamano il boss? Perché è il boss. Dobbiamo cercare di. Perché dobbiamo togliere gli energie in qualche modo. Non ho capito. I bracci, i colpi di bracci. Come fai? Quando stanno a terra vai vicino e prendi quadrato. Ora. Ok. E devi premere quadrato, mo, sennò mi dai la mano. Ah, premi quadrato. Devi saltare quando ti colpisci. Non si accorto. È troppo tardi. Salta. Salta. Ok.
Salta. Dobbiamo farlo un po' più sopra però. Dobbiamo sparare più sopra. Salta. Ah, perché cambia. Quando vediamo quell'altro dobbiamo saltare e premere quadrato. Salta. Ah, amore, devi colpirlo però. Ma dove? Dove? Stai ferma senza fare niente, salta. Non lo so, fermo. Ah, gli abbiamo rotto il primo. Salta. Ah, sei capito. Salta. No, devi saltare e premere quadrato poi. Salta. Salta. Fare tutto io, ragazzi. Yeah, l'ho fatto prima. Salta, spara. Salta. Abbiamo rotto il secondo, mancano altri due. Salta. Salta. Combina guai. Salta. Lo sta distruggendo? No. Salta. Adesso? No. Sì, adesso sì. Non sei ferma. Dai, non vedi che sto muovendo? No, devi far saltare e premere quadrato. Se non salta e premere quadrato non fai niente. Ah, perché stavo premendo cerchio. Ho illuminato il terzo. Ah, salta. Ma perché non faceva niente? Perché io stavo premendo il cerchio. Salta. Come lo sto facendo? No, sono io che passo. Salta. Ah, muoio. No. Ok, abbiamo rotto tutti e quattro i bracci. Muovo che te ne più. Ah, cavo? No. Ah, che c'è? Ah, mi sto. Aiuto. Attenzione. Salta, aia. Cerchio. Allora dobbiamo schivare e poi premere cerchio quando lanci i missili. Saltare qui, oh! Niente, è più difficile della cappa domenica, capito quello che deve fare. Capito? Devo saltare. Saltare e poi premere cerchio quando mi lancio i missili. Ah, salta. Salto. Salto. Oh, aiuto. 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 Eliminato. Chi sarà mai il cattivone di turno? Ah, dobbiamo indovinare chi è. Vediamo, l'altra volta ho indovinato. Allora, numeri. Team Tool, Peter Smithers. Pete. Il poliziotto. Sì. Il poliziotto solo una volta, anche qua. Tu dici? Non credo. Secondo me è Pete. No, secondo me è numeri. No. E metti i numeri. Vediamo. Vediamo se questa peste meccanica ha un padrone. No, entrambe. Missione che non ha mito lui. Bel soprannome. È semplice, signor Smithers. Quando hanno aperto il nuovo parco dei divertimenti, i ragazzi erano presi dalle nuove attrazioni e dai videogiochi, e il signor Toilet si è ingelosito. Nessuno giocava più con i suoi giocattoli. Oh, quindi? Io so dove andrei. Al banco dei giocattoli non ci sono spiedini di Wooster. Così ha mandato dei giocattoli terrificanti per far scappare tutti dal parco. E l'avrebbe anche fatta franca se non fosse stato. Lo dice sempre, l'avrebbe sempre. Diciamo se sarà. Se non fosse stato per voi in piccione. Sì, grazie. Non possiamo prenderci tutto il merito, signore.
ci hanno aiutato. Yeah, che palle, io però non l'ho seguito fin dall'inizio. Che meglio che l'ex apprendista. Ma lo devi fare tu, Disco, ciao. Ora che tutto è tranquillo, farò dei giocattoli nuovi. Grande! Invece un attacco subito. Va bene. Ah no, è anche questa scenettica del film. Proviamo quelli. Scooby-Dooby-Doo. Mi piace un attacco Scooby-Doo. Molto bene. Abbiamo completato l'episodio 3. Cioè l'episodio 2, scusate. Si sblocca l'episodio 3. C'è il 3 e 4. E basta? Sì. Ok. Vediamo giusto di che si tratta. La storia. Se no la cap- ah, si comincia per forza dal livello. Allora, grazie a tutti per la visione e non magari. Ma è carino questo gioco.